La città in questi giorni. Grazie mille, il tempo per valutare la città è stato ridottissimo, ma la prima impressione è stata assolutamente carina, una città viva, tra l'altro ho avuto modo di prendere parte nel passaggio dalla questura a casa per la prima volta, la notte bianca credo fosse, la notte rosa di ieri sera. Bianca. Ecco, lei ha lavorato a Milano, l'ultimo impegno in Sardegna, da quello che abbiamo capito, quindi territori completamente differenti comunque da quello dove si trova adesso a svolgere questo compito. Sì, il primo impegno in ordine temporale è stata la direzione di un commissariato in Sardegna, l'ultimo impegno in ordine temporale è stata la direzione della seconda sezione della squadra mobile di Milano, che si occupa di criminalità straniera e prostituzione. Rimodulare e riutilizzare tutte le esperienze professionali pregresse sul territorio aretino sarà la mia prima preoccupazione e il mio primo impegno per il contrasto alla criminalità locale. Ha definito questa città una bomboniera? Assolutamente sì, è stata l'impressione che ho avuto di una città assolutamente meravigliosa e accogliente. Quale Arezzo sono sicuro che sarà. Ha chiesto un incremento. Sì, è una preoccupazione sia mia che del questore. Noi purtroppo facciamo i conti con degli organici che sono ridotti, facciamo i conti con una spending review che coinvolge tutti i fattori, tutti gli ambienti nazionali. Impegno del questore, la sua vicinanza, la sua sensibilità ai problemi che coinvolgono le investigazioni e il territorio aretino è stata la sua prima dichiarazione. Qualunque funzionario si lamenterà sempre della riduzione del proprio personale. Il questore ha immediatamente dichiarato che avrebbe entro i limiti della disponibilità del personale della questura avrebbe a brevissimo tempo aumentato l'organico della squadra mobile proprio per dare una migliore e maggiore risposta al contrasto al crimine. Più videocontrollo per combattere i reati predatori, un altro dei suoi passaggi durante questa conferenza stampa. Sì, più videocontrollo per avere una maggiore facilità nel contrasto al crimine, non solo il crimine predatorio, principalmente anche i reati di criminalità diffusa, ma una maggiore videosorveglianza, più strumenti tecnologici abbiamo per combattere il crimine, più possiamo essere pronti nella risposta alle esigenze del cittadino.